Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. Bella ma brutta, bella ma bella, bella ma brutta, brutta ma brutta. Sta di fatto che era glorious. Andreas Johnson su Radio DJ. Siamo pronti a iniziare una nuova puntata, sigla. Qualcuno sta scrivendo: ti ho visto stamattina che dormivi, perché è partito questa questa serie di piccole vendette trasversali tra me e Fiorello. Sì. Siccome lui inizia il programma molto 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 presto la mattina, io vado in onda molto 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 tardi la sera. Sì. Ci chiamiamo mentre stiamo dormendo l'un l'altro, e quindi è partita questa piccola sfida. Sì, io dormo così, con la bocca molto aperta. Davvero? Sì, però in realtà non credo di russare, sai. Pancia in su. Allora, ti ringrazio per la domanda. È una delle domande che, inspiegabilmente, nonostante sia un argomento di cui non gliene frega un cazzo a nessuno, però è una cosa che tutti facciamo. Sì. E quindi ognuno ha il suo riferimento. Allora, a me piacerebbe tantissimo, e quindi ogni sera cerco di dormire a pancia in su. Messo giù come nella bara. Sì. Anche con le mani incrociate. Forse ve l'avevo raccontato che a volte, quando ero un po' più piccolo, ma non tanto più piccolo, cioè ero già abbastanza grande per dover essere un po' meno scemo. Sì. Volevo provare a dormire con le braccia, quindi sdraiato, pancia in su, ma le braccia dritte verso l'alto. Le braccia verticali stese. E poi ti cadono in faccia. Volevo vedere quanto resistevo, anche
Volevo farlo perché non l'avete mai avuto, ma sicuramente ce l'avete avuto anche voi. La curiosità di capire il momento in cui vi state addormentando? Sì. No? Quella roba lì che dici, ma perché non riesco mai a rendermi bene conto di quel magico momento in cui passo dall'essere sdraiato a letto ad addormentarmi? Quindi io pensavo che stando con le braccia dritte, nel momento in cui mi fossi addormentato mi sarebbero cadute le mani in faccia e mi sarei svegliato accorgendomi, certo, del momento. Era un po' una trappola per i topi che mi ero autoimposto. Poi dite, Alessandro, sei un cretino. Sì, ragazzi, sì, le basi sono queste, le basi di partenza sono queste. Ma non ci hai detto, quindi? Mi piacerebbe dormire, poi mi giro un po' di lato, ma alla fine dormo sempre a pancia in sotto. Sì. Con la testa sotto il cuscino. Ah, cioè bello. Io metto il cuscino a copertura della testa oppure il cuscino sulla schiena. Sì. Perché voglio dormire a pancia in giù, ma voglio avere la sensazione di essere al riparo dagli attacchi esterni. Sì. Dagli attacchi. Metti che mia moglie nel sonno si gira, gli fa prendere 5 minuti, mi dà una randellata sulla schiena. Protetto. Ciao baby, io voglio addormentarmi tranquillo, che è un po' quello che fanno i cani. Ci avete mai fatto caso che i cani, soprattutto quando li lasciate a casa da soli, sì, vanno a mettersi sotto il letto perché si sentono un po' persi e la cosa che gli dà più tranquillità è avere qualcosina sopra che li ripari da un possibile attacco. Io così, io voglio essere al riparo da io qualunque. Se dormissi a pancia in giù tutta la notte, credo che non girerei mai più il collo. Perché devi dormire tutto di fianco, così. Dicono non faccia neanche bene per le rughe. Perché la faccia ti si spiattella sì, contro il materasso, quindi dormi tutto in carta pestato quando ti svegli. Poi, insomma. Va bene, basta, ci siamo presi il lusso di fare questa divagazione sul niente perché la puntata di oggi è nelle mani della dottoressa Stefania Andreoli, quindi insomma era giusto un modo per salutarvi, ricordarvi il numero per gli sms, il 347-342-5220 oppure diretta a chioccioladj.it, che è il nostro indirizzo mail. Come al solito, come da tradizione, sono già arrivate un sacco di domande. Tra poco la dottoressa farà il suo ingresso in studio perché è tornata. Olè! La prima volta abbiamo avuto un problema noi, la seconda un problema lei, adesso i problemi sono finiti e quindi è tornata qui in studio, che quando è in studio comunque è tutto un po' più... c'è più clima, no? C'è più... E poi è bella da vedere anche. Bella da vedere, questa è una cosa a uso e consumo nostro, sì, diciamo. Però anche per l'ascoltatore il fatto che sia qui secondo me è più bello. Quindi 347-342-5220, iniziamo con Miley Cyrus, di cui non chiedetemi perché, ma ho seguito tutto il gossip legato a questa canzone. Ah. Perché lei stava con uno di quelli che fanno gli Avenger, non mi ricordo, con quello biondo che fa un Thor. Può essere che stesse con Thor. Quindi ho seguito tutto, ma non tutto. E pare che lui l'avesse dedicato la canzone, quella di Bruno Mars. Quella di Bruno Mars. Sì. I can buy you flowers and hold your hand. Na, 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 take you to dancing. Così. E lei ha fatto la canzone dove nel ritornello gli dice: guarda, tutte queste cose che erano nella canzone di Bruno Mars me le so fare anche da sola senza bisogno di te. Vi ho dato una chiave di lettura per apprezzarla meglio. Ma è successo qualcosa nel mezzo, però? Credo che si siano lasciati. Si sono lasciati e quindi praticamente il ritornello di questa canzone è quello di Bruno Mars, però dove lei dice faccio specchio da sola. Riflesso. Specchio riflesso. Brava. Il titolo di questa canzone di Miley Cyrus avrebbe potuto essere Specchio riflesso. Mirror Reflecting di Miley Cyrus su Radio DJ. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I can buy.
then remembered I. Con Thor, ma stava col fratello di Thor, cioè non stava con l'attore di Thor, ma stava col fratello dell'attore di Thor, Miley Cyrus. Uno dei due, tu dici? Ma boh, sai, questi pazzi di Hollywood, chi lo sa. Allora, è arrivata in studio, secondo me avrebbe preferito non venirci, la dottoressa Stefania Andreoli. Prendi il pannolino al contrario, ti dimentichi di riscaldare il biberon, ti si ne frega. Devi uscire di più, giocare di più fuori. Se odia le carote grattugiate e vuoi dare un Big Mac a tuo figlio, vai pure. Non l'ho fatto apposta, mamma. Vedrai quando avrai tu dei figli. Intendevo dire... Adesso io ti faccio un'ora in silenzio. Il senso, riflesso. Il senso di quello che dicevo era un altro. Ciao Stefi, come va? Buon anno! Stavo bene fino a 10 minuti mia, fa. Mamma mia, no, ho provato a darti una chiave di lettura. Non mi è piaciuta. Per farti capire il disagio che provi tu. Cioè, stavo facendo io specchio riflesso. Cioè, ti stavo provando a ridare quello che tu dai a tutti i nostri sgarro. Ascoltatori. È un modo per dirmi qualcosa. No! Ce l'hai con me? Ma che noi eravamo amici no, fino a 10 minuti fa. Agli ascoltatori. Ecco Ale qui. Mi ha detto delle cose brutte intanto che andava la canzone. Adesso non so se riesco a riprendere. Oh, non credete. Adesso mando alla una dottoressa... mail alla dottoressa Andreoli DJ. Non è vero, non è vero, non è vero. Hai fatto delle belle vacanze? Hai lavorato? Cosa hai fatto? Andiamo oltre. Andiamo oltre. C'è Valentina al telefono. Vale! Ciao! Oh, non farla incazzare oggi, Vale, che guarda, è tutta... No, ci ha già pensato lui. È tutta un... è una corda tesa, è una corda tesa. Parola, Vale, brava. Come stai, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene, due femmine, figlie, sì. Giusto? Una di 12, una di 9 anni, sì. È la tua prole, e su chi hai dei dubbi, problemi? Su quella grande, su quella di 12? La grande. Ok, sulla grande, spero che non ho letto una mazza di quello che hai mandato, eh. Ah, ok, adesso so anche l'argomento, va bene. Allora, vai, Vale, è tutta tua la dottoressa. Allora, ciao Stefania, io ho un dubbio, non so se mi puoi aiutare ora. La mia grande, 12 anni, dopo Capodanno mi ha detto, mamma, mi piacciono le ragazze. Fino lì. Non è un problema. Il problema è che lei è sempre triste, sempre stanca. Io non so come aiutarla. Mi sento impotente. Ma sono legate le due cose? Cioè, perché porta stanchezza? Mi ha chiesto la stessa cosa. Smettila di essere d'accordo con me. Ah, scusami, oggi dobbiamo... Esatto. No, c'è un link tra la prima rivelazione e quello che hai osservato successivamente? E questa cosa della stanchezza, della tristezza è già da qualche mese. Ma senti, la butto lì, nel senso che la verità è che non ne so mezza, adesso mi dici come posso aiutarti. Ma c'è la probabilità, Vale, che tua figlia sia innamorata? E magari sia innamorata non corrisposta, innamorata ma non ancora dichiarata? Perché se tu mi metti insieme le due cose nella stessa domanda, io il collegamento che faccio è questo qui, però me lo sto inventando. Io ho pensato a questo perché è uscita un po' così la cosa, quindi sembrava sì presa, forse parla sempre di un'amichetta, forse quello, però non lo so, mi ha lasciato un attimo... Ok, senti, perché tutti questi non lo so? Mi spiego. Tua figlia dopo Capodanno ti parla e ti dice se vuoi una cosa grossa, personale, non semplice da dire, ma non tanto perché ti abbia detto che le piacciono le ragazze, ma perché ti ha aperto il suo cuore e se vuoi è un posto davvero molto segreto. Ne parla con te perché non ti senti autorizzata a tua volta a tornare in argomento, a chiederle cosa c'è che non va, a rifletterle che ti accorgi che sia giù di tono. Perché io l'ho presa un giorno, ho detto Flavia, mi dici perché stai così, perché sei triste, perché cioè non mi sembra una vita brutta la tua. E lei mi ha detto, no, Vale. Scusa, ma a fronte di questa premessa cosa ti aspettavi? Lei non poteva che o mancare di risponderti o dirti che andava tutto bene, perché tu in realtà non le hai chiesto, tu le hai detto che non deve stare male perché secondo te non c'è motivo. Come faceva a portarti le sue ragioni?
tutto quello che vuoi fare te lo facciamo fare. Era una cosa un po' no, era un tentativo di capire cosa mancasse. No. Allora, a uso e consumo sia di Vale che di sua figlia che di chi ci sta ascoltando, rischia di essere un ingresso un po' troppo a gamba tesa. Non mi stupisce che tua figlia non ti abbia risposto, nel senso che in qualche modo tu hai un pochino già direzionato poi dove andasse il dialogo e hai un po' chiuso. Forse non te ne sei accorta, ma non hai domandato per aprire, hai domandato di fatto per sentirti dire quello che ti saresti aspettata. Questa roba qua capita spesso, però c'è una trappola dove è facile cadere, perché uno, ma anche con grandissima ingenuità e buona fede, certo, quando cerca di capire cosa non va, verbalizza anche cosa lui pensa che vada bene, no? Esatto. Quindi dice, ma cosa c'è che non va? Questa cosa va bene, quest'altra va bene, stai bene, sei in salute, sei così. Questa allora, roba è un trappolone. Devo dirvi che i pazienti spessissimo questa cosa me la riferiscono come motivo di grande frustrazione, perché in effetti non dà loro voce. Allora, ti do un trucco. La prossima volta tornassi a parlare con tua figlia di questo, piuttosto tu constata che ti sei accorta, come lo stai dicendo a me, che è spesso triste e che a volte la trovi un po' fiacca. Gliela metti lì come una constatazione, cioè io, figlia mia, ti vedo, mi accorgo e poi taci. E dentro a quel silenzio sta lei arredare, stabilendo che cosa si sente di dirti o di non dirti. E vediamo se non viene fuori qualcosa di più. Ok. Lo farò. Provare per credere, soddisfatti o rimborsati. Provare per credere. Vale, ti mandiamo un abbraccio. Grazie mille. Ciao, buona giornata. Ciao. Non dimenticare mai chi sono, anche tra miliardi di persone. Dimmi che mi riconoscerai, come un sorriso in mezzo a un prato di parole, nello spazio oltre il muro del suono, girano i pianeti all'infinito, come lucciole dentro una piazza, lassù non fa mai buio all'improvviso, dovessi perdermi, mille anni luce da qui, amore stringimi, tienimi ancora così. Scusami se non sono riuscita mai nemmeno a dirti che non mi importa niente, non mi importa della gente, ciò che va speciale, anche tra miliardi di persone, sai che io ti riconoscerei come una stella in mezzo a un cielo di cartone, dovessi perdermi, mille anni luce da qui, amore stringimi, tienimi ancora così, scusami se non sono riuscita mai nemmeno a dirti che non mi importa niente, non mi importa della gente, ciò che voglio veramente è solo stringerti di più. Io non ho mai provato niente di così profondo per nessuno mai. Con te mi sento come una bambina, la tua mano nella mia
minuti ce li abbiamo per la dottoressa, perché mi ha detto di, per questo mi servono almeno 3 minuti per rispondere a questa. Ce li abbiamo. È possibile iniziare una terapia per vincere le paure di prendere ascensori o fare risonanze magnetiche? Calcoli che ho quasi 60 anni, la prego, mi dica che c'è speranza. Se posso aggiungere una nota mia, non ho paura degli ascensori, però ho molta paura degli spazi angusti, no? Cioè, quando devo pensare a uno stato di sofferenza è immaginarmi chiuso dentro una cosa. Ho fatto anch'io una risonanza magnetica, mi hanno infilato in quel tubone lì, tutto stretto, che fa un rumore allucinante, tra le altre cose. Mi sono addormentato dopo, la cosa credo che sia durata un 35-40 minuti, insomma, come di solito sono questi esami. Mi sono addormentato dopo 2 secondi. Quindi magari se vai dentro e hai una buona predisposizione al sonno o sei molto stanca, puoi farlo. Cioè tu dici, questo apriti è il mio consiglio a questa pratico, esperienza. È il mio consiglio pratico. Te la non immagini quello. Peggio di quanto non sia. Secondo me sì, cioè una volta che sei lì dentro. Ecco, però mi ricordo che ho dovuto tenere mi sono addormentato in realtà perché ho dovuto tenere gli occhi chiusi per non percepire la claustrofobia del momento. Se avessi tenuto gli occhi aperti mi veniva l'ansia. Ma sai che una certa psicologia cognitivo-comportamentale sarebbe d'accordo con te, cioè esposizione alla situazione stressante gradualmente per accorgerti che non è spaventosa non come la pensi sì. tu. Allora sì, avevo chiesto di poter parlare un pochino più diffusamente della risposta a questa domanda, perché chi ci scrive, che sia un uomo o una donna, ci dà un dato anagrafico che in qualche modo non posso ignorare nel dare la risposta. Cioè mi sembra che più ancora ha senso fare una terapia per questo, la domanda sia: c'è ancora speranza per me o mi devo dare per spacciato? A 60 anni. Allora, è un discorso complesso, nel senso che potrebbe toccare chi ci sta ascoltando in questo momento ed essere anche un po' un trigger. Preferisco essere intellettualmente onesta come sempre. Il discorso è questo: credo che dipenda tantissimo, no, credo perché lo penso io, è quello che mi insegna la pratica clinica. Gli studi. Dipende moltissimo da quando è stata l'insorgenza del sintomo. Cioè, se noi stiamo parlando di una persona che da 45 anni ha paura degli spazi angusti, molto probabilmente sarebbe difficile andare a lavorarci, perché in qualche modo è diventato un tratto strutturale intorno al quale si è organizzata la personalità della persona. Significa che molto probabilmente il fatto di avere paura di certe cose, come in questo caso, è funzionale al resto della vita e del muoversi della persona nel mondo e nelle relazioni. Quindi potrebbe anche non essere necessariamente una buona cosa andarla a toccare per risolverla, perché bisogna vedere, come nello Shanghai, che cosa succede quando vai a togliere quella bacchettina lì. No, per cui certo. In qualche modo faccio un mestiere, Ale, nel quale noi siamo tenuti proprio per contratto con la nostra professione ad essere sempre lungimiranti e futuribili. Noi dobbiamo sempre avere fiducia e speranza nella trasformazione del paziente, altrimenti dobbiamo lasciar perdere. È vero che in certe circostanze è poco modificabile quello che c'è dall'altra parte, soprattutto se in qualche modo abbiamo di fronte una persona che fino a quel momento ha basato il suo funzionamento su il sintomo, a volte, però ciò posto, perché non darsi una possibilità e magari valutare con il curante rispetto alla situazione specifica cosa e dove si possa andare a toccare la situazione di disagio. Tu prima parlavi di se da tot anni a questa... ci sono anche fobie che nascono non necessariamente per un trauma o una causa legata a quella fobia, in maniera del tutto casuale, a un certo punto poi spariscono anche. Io per esempio ho avuto una fase della vita in cui avevo la fobia di prendere l'aereo. Fobia ma vuol proprio dire che ti era impedito? No, era invalidante? No, allora lo facevo, ma lo facevo con un'ansia, uno stress, cioè pensavo solo alle cose peggiori, ma avendolo preso tranquillamente prima, di colpo, senza nessun trauma, avevo paura di prendere l'aereo, poi nel giro di un annetto mi è passato e ho continuato a prendere aerei per tutto il resto della mia vita. Però è nata proprio a caso. Poi tu mi conosci, io non accetto di avere una paura irrazionale. Quindi in quel momento lì hai io mi odiavo per questa roba qua, perché cioè, non c'è nessun motivo per cui debba essere successa questa cosa qua o da aver paura. Quindi io sulle cose che non riesco a darmi una, su cui non riesco a darmi una spiegazione razionale, vado fuori di testa e faccio la guerra. Tu con non me. Hai un buon rapporto con le tue vulnerabilità quando non riesci a razionalizzarle, sì. Perché sei un po' severo da questo punto di vista. Hai anche una testa, a proposito del tuo funzionamento, per come io sto imparando a conoscerti, tu affidi tanto il tuo funzionamento alla testa, alla tua intelligenza. Penso che sia il primo filtro che tu applichi nella vita, quindi è chiaro che fai in modo che ti salvi anche quando sei in difficoltà. In quel caso ha funzionato, però se hai voglia ti racconto due robe su questo, sì. Nel senso che quando insorge una fobia a seguito di un trauma, in realtà per assurdo è una delle versioni migliori e anche di più facile risoluzione, perché si tratta, sì, è comprensibile e diventa in realtà non tanto una fobia pura, ma una reazione
post-traumatica allo stress, quindi si lavora su quello, ma il trauma, soprattutto se preso subito, poi permette di essere toccato, rimaneggiato, e quindi poi il sintomo va in remissione. Non ti dico che fosse il tuo caso, perché poi dipende di storia in storia, ma quando a un certo punto veniamo investiti dalla paura di fare qualcosa che abbiamo sempre fatto, io te lo dico da psicanalista, poi un collega di altro orientamento direbbe un'altra cosa probabilmente, ma quello che bisogna andare a cercare è la simbologia legata a quel aspetto in particolare. Nel caso dei mezzi di trasporto, l'aereo ma anche il treno, generalmente quello che noi pensiamo è che dietro ci sia la fatica a lasciare il comando, cioè ad affidarsi ad un luogo chiuso in mezzo alle nuvole dove c'è qualcun altro che ti porterà a destinazione, e tu stai facendo fatica a mollare rispetto ad altri aspetti della tua vita che non stai andando a guardarti e che ti vengono fuori dalla porta sul retro rispetto alla paura, per esempio, dell'aereo. Pensa all'intelligenza. Sai che forse, ripensando al periodo in cui è successa questa cosa, c'hai ragione. Ma pensate. Ma porca miseria. Ma pensate. E ti aggiungo un pezzettino in più, visto che ti piace sentirti razionale anche quando non lo sei o non ti ci senti. Pensa all'intelligenza del tuo sistema psicofisico che ha affidato quella preoccupazione ad una cosa che, se vuoi, non fai tutti i giorni. Per quanto tu prenda molti aerei, immagino che non sia prendere il motorino. Quindi ti dava anche tregua, se vogliamo. Ti dava lo spazio tra un volo e l'altro di sederti e dire: Ale, che cosa c'è in questo momento che non puoi lasciare andare, non puoi demandare, non puoi delegare, non puoi affidare a qualcun altro? Di che cosa non ti fidi? Di chi non ti fidi? È affascinante sta roba. È il mio lavoro. Bello. Anche se lavoro. Tu mi tratti male. È un bel lavoro. Mauri, in realtà è Mauri che ci tratta male. Io sono solo il braccio armato di Maurizio. Dobbiamo andare in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, sempre con la dottoressa Stefania Andreoli su Radio DJ. DJ, riavvolgi.
Phonics su Radio DJ. Siamo tornati con la dottoressa Stefania Andreoli. Siamo andati avanti a chiacchierare durante la pubblicità, ma adesso dobbiamo lasciare spazio a Paola, che è lì al telefono per domande sulla sua bambina di 6 anni. Paola, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Paola, come stai? Bene. Tutto bene? Sì. Tutto a posto? Sei emozionina? Paola. Sì, sono emozionata. È tranquilla Paola, siamo fra amici. Sì. Puoi fare la tua domanda, che come dicevo riguarda la tua figlia di 6 anni. Esatto. Vai al punto che la dottoressa ti dice. Benissimo. Come renderla più sicura di sé? Urca. Aspetta, no, sì, vai al punto, ma in realtà nel messaggio c'è un dettaglio in più. Perché Paola dice: perché mia figlia di 6 anni mi chiede il permesso per fare qualsiasi cosa. Esatto, cioè, mamma posso, esempio. mamma posso. Esatto, okay. Sì, nelle quotidianità casalinghe, quindi stiamo parlando, lei ha 6 anni, ha un po' di indipendenza, chiaramente. Quindi prima elementare? Prima elementare, okay. Sì. È abbastanza autonoma nel gestire le sue cosine, però per esempio a tavola: mamma, posso mangiare questo? Sì amore. E in tavola puoi mangiarlo. Sicura? Sì amore, vai. A mamma, posso mettermi questo vestito? Sì amore, puoi scegliere tu quel che vuoi. Va bene se scelgo questo. È sempre una richiesta di conferma. Mm-hmm. Io ho provato, diciamo, a farle questo piccolo discorso e le ho detto: guarda Emma, lei è la sorella più grande, io ho altri poi 2 bambini, Irene di 4 anni e Dario di 2. E io le dico: Emma, io ti reputo una persona molto intelligente e credo che le tue scelte siano molto ragionate, per cui io ti stimo e mi fido di te. Prova a prendere qualche piccola decisione da sola, magari poi lo racconti alla mamma, ma pensaci tu. Però questo incoraggiamento non è servito molto. Senti, trovo la faccenda interessante, ti chiedo magari mezza cosa e poi torno sugli elementi che mi hai già dato. Questo comportamento da parte di Emma, o comunque questa rinnovata possibilità che lei inizi a fare un po' da sé, è recente? Sì, o è sempre stata così? Recente. No, da più piccolina era più intraprendente, più sicura delle sue scelte. Non so se è l'inizio della scuola primaria che forse ha rimesso in gioco alcune sue consapevolezze e quindi le rovescia anche poi sulla quotidianità, ecco, non so se aspetta che questo. C'ho il conduttore che vuole prendere la parola, poi torno da te. Faccio un salto triplo già con la faccia in avanti pronto a prendermi uno schiaffone, ok? Perché guarda Paola, faccio questo salto facendo un errore, però d'altronde quando ci chiamate al telefono non è che vi conosciamo, abbiamo 2 minuti per capire un po' e farci anche un po' un'idea in base a quello che ci dite, così. Faccio una cosa probabilmente sbagliatissima, cioè collego la tua voce a un carattere, ok? Sì. Hai una voce, non mi viene l'aggettivo, però è una voce che ha un carattere, poi magari il tuo non è quello. Non è che, essendo la prima, quando è nata, sei stata una di quelle mamme che continuava a dire a ogni cosa che faceva: fai attenzione, attenta, non fare questo, però questo non farlo, guarda che qua non ce la fai, no, aspetta, guarda un attimo, non fare così. Poi ti sono nati altri 2 figli, giustamente non c'hai più tutto quel tempo lì da dedicare al primo, e quindi magari le manca un po' quella cosa che era abituata a fare, quindi lei adesso chiede ogni cosa a te. Potrei forse sembrare di quel carattere, ma in realtà guarda che ti ho insegnato tutto io. Subito. Ascolta Paola, in realtà sto autocorreggendo, però con lei sì, lei mi mette, poi è molto simile a me. Insomma, io con lei ho un debole. Paola, sai che cosa a me ha colpito molto? Tu hai esordito dicendo: Emma, le sue cosine, indipendente, se la cava. Poi gli esempi che hai riferito, se non ho capito male, erano tutti riportati su autorizzazioni che lei chiede a te. E ti devo dire che, tanto quanto Ale, anch'io mi sono chiesta se sia davvero una questione puramente di autostima e di assunzione di decisioni, oppure di relazione, di passaggio dalla ricerca del placet della mamma. Capisci? Quindi io come risolvo questo? Allora, intanto secondo me devi mettere un po' più insieme tutti gli elementi, cioè tu l'hai fatto un discorso motivazionale molto bello che probabilmente potrà apprezzare tra qualche anno, perché adesso è piccolina. Io ti ho sentita sincera, quindi penso che sia vero che a te piace la tua bambina. Sai da cosa l'ho capito? Dal fatto che l'hai chiamata persona.
Quindi sì, il fatto che tu abbia in mente che i tuoi tre figli sono tre persone, per quanto piccoli, secondo me significa che sei una mamma illuminata che ce li ha bene in mente. Però questo non è sufficiente, perché tu considera una cosa: hai comunque, per quanto la più grande dei tre, una bambina piccola. Quindi sta iniziando ad autodeterminarsi, ma non mi aspetto che sia già capace. E se vuoi, c'è anche un pezzo di educazione che credo le abbia trasmesso tu, per cui: mamma, questo posso mangiarlo se sei a tavola? Personalmente lo apprezzo. Mamma, che cosa metto? E quando poi ti chiede la conferma della bontà della sua scelta, penso che sia molto nelle cose, considerando che hai una bambina di 6 anni, che è la più grande di altri due fratelli piccoli, e torno ad Ale, ai quali probabilmente tu adesso badi ancora con un pochino più di attenzione, perché sono meno indipendenti, e dentro al continuare a chiederti conferma probabilmente ti sta dicendo che: mamma, grazie se mi dai acqua, ma io non sono pronta a nuotare proprio da sola. Cioè, adesso non è che mi fai uno scherzetto, io divento grande, faccio da me e tu badi solo agli altri due, perché guarda che non mi va molto. Okay. Quindi ti invito a un equilibrio, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Riconoscile la sua capacità, lasciala fare, ma quando ti chiede rassicurazioni, vuoi sapere come si rende qualcuno più sicuro di sé? Devi dargliele tutte, non dare mai niente per scontato. Vuole sapere 10 volte che è brava, glielo dici 11. Non è vero che in questo modo si crescono figli viziati, si crescono figli che per la loro mamma vanno bene, quindi poi possono andare nel mondo a sentire se vanno bene anche per gli altri, e se anche non vanno bene per gli altri, sai cosa c'è? Io vado bene alla mia mamma. E via. Paola, un bacino. Allora via. Grazie, ragazzi. Ciao, ciao Paola. Ciao, 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 ciao. Mi sono tagliato con la carta. Ah, il paper cut. Terribile, cruel.
letto, orrendo. Sono arrivate un po' di domande sessuali per uscire un po' anche forse dai figli, o perlomeno per stare in un punto in cui i figli non sono ancora usciti da noi. Perché la mia compagna, dice Andrea, è in gravidanza. È normale da parte mia avere meno voglia di rapporti con lei? Ma allora, adesso ti dico, Andrea, che cosa credo di sapere io per come me lo raccontano. Poi il fatto che tu sia un uomo probabilmente può essere contributivo, sì. Ale. A me sembra che in effetti il mondo si spacchi un po' tra due grosse tipologie di uomo. Quelli che hanno la compagna incinta e in qualche modo si sentono un pochino più a disagio rispetto, sì, all'intimità, compreso il fatto che spesso la gravidanza la si passa come coppia in bianco, con non poche difficoltà e frustrazioni da parte del coté coniugale, oppure invece quelli a cui l'idea piace molto e si trovano anche magari particolarmente eccitate dalla nuova situazione. Credo ci sia anche una categoria di mezzo? Di YouPorn, ah, proprio con legata al genere. Sì, te lo confermo. Ah. No. E questo è il contributo maschile che volevi dare alla tutto, domanda? È tutto quello che ho da dire. Okay. No, perché stavo pensando. Oddio, a parte che sì, pensando. No, noi riduce un po' sicuramente la frequenza, però non è mai stato né appunto un eccitante né un deterrente la gravidanza. Sì, era una cosa normale. Mi sentirei dire magari, rispetto alla domanda di Andrea, che sì, non lo trovo strano, l'ho sentito tante volte. Sì. Però non mancate di parlarne, cioè non farla passare come una roba che se tu fai fatica allora la tua compagna la deve prendere così com'è, perché per lei potrebbe essere ragione in realtà di rifiuto o di insicurezza, potrebbe starci male. Ma infatti forse da chiarire poi è perché hai meno voglia, cioè se il tuo disagio è più legato a tua moglie, al corpo di tua moglie, o al concetto di figlio all'interno, sì, di tua moglie. Cioè, generalmente, per come lo riferiscono mentalmente, a me, mentalmente di solito la cosa è, l'idea è, sì, non siamo più nel letto da soli, c'è un bambino, c'è un bambino, sì, dove a un certo punto vengo, sì, a bussare, sì, anch'io. Gian Maverick, questo è papà. Così, sì, cioè l'idea è un po' questa che si fa una persona. Io non ho figli, ma ho un nipote di 13 anni. Dato che secondo me il padre non avrà mai affrontato l'argomento sesso, pensa che lo possa affrontare io oppure me ne tiro fuori? Se sì, come? Meglio parlare chiaro oppure girarci intorno data l'età? Secondo me già dalla quantità di domande che tu fai alla cosa, anche tu non mi sembri proprio la persona ideale per affrontare per primo quel discorso lì, no? In effetti verrebbe da chiedersi, questo zio come mai si sente così coinvolto? Esatto, cioè, perché ce l'ha così tanto in mente? Partirei dalla sua intenzione. Zio, chiediti perché ti poni tutte queste domande, e solo dopo averle chiarite con te valuta eventualmente poi decidi, il da farsi. Però sì, esatto, c'è già un po' di confusione. Allora, se volete fare le vostre domande alla dottoressa Stefania Andreoli, oltre che a farle il mercoledì, anche a volte il martedì, lo potete fare tutta la settimana sull'app di Radio DJ. Questa è una cosa importante, c'è una sezione talk dove devono Cattelan, Stefania Andreoli, cioè app Cattelan, Stefania Andreoli, talk, scrivono, no, e va app talk, app talk, foto di Sandrino e Stefania Andreoli, lì cliccando, ok, perfetto, il percorso è quello, e la arriverà direttamente a noi, quella bustina virtuale che avete mandato arriverà direttamente a noi. Va bene, Steffi, grazie. Cosa, non era chiaro? Hai visto come sono bravo nelle cose istituzionali? Quando devo dare un messaggio. Non vedevi l'ora di dirla questa cosa qua. Hai aspettato tutta la puntata per parlare dell'app. Guarda, vuoi ridirlo? Ho anche scritto qua: ricordati, app Radio DJ per Andreoli. Guarda. Va bene, va bene. Grazie, Steffi. Ci vediamo mercoledì prossimo. Certo. Noi mettiamo l'ultimo disco e poi vi salutiamo con calma. L'ultima di Gue, Mollami, su Radio DJ. Quando arrivo alla tua festa, mollami, se prima non hai la fresca, mollami, la PS che mi stressa, mollami, mi ritira la licenza, mollami, bebe tu mi dici resta, mollami, vogliono che lui mi arresta, mollami, pensano che sono un gangsta, mollami, ma sono G.U.E. Per far muovere quei booty sono un professional, questi rapper stanno muti, sono il G-National. Mollami se pensi che sei famosa ma non è uguale, si fermano gli orologi se arrivo con la fama. Ma mollami, se poi mi parli solo di soldi, attirerei soltanto la guardia e balordi. Mentre tutti gli altri rapper sono in danger, tengo la colonna, brillo in mezzo alla gente. Vengo in business, vengo per fare business, intanto queste tipe lo muovono come il fitness. Spingo fino a che il club non si rompe, suonano le trombe. Quando arrivo alla tua festa, molla,
molla. Se prima non hai la fresca, molla. La PS che mi stressa, molla. Mi ritira la licenza, molla. Bebe tu mi dici resta, molla. Vogliono che lui mi arresta, molla. Pensano che sono un gangsta, molla. Ma sono G.U.E. Se ti pensi come Cupido, tu sei un G da studio, giri con uno stupido. Sei Patak, no Patek, sono real, fammi un check. Mollami se vuoi stare solo nel break. Molla quel telefono se stai facendo un video. Mollo questa bitch se snicciassi senza dire oh. Parlo e cammino come un campione, connesso la strada come un lampione. Mollami, non sai usare quella beretta. Mollami, la tua canzone non mi interessa. Mollami, scrivi Miami ma sei di Brescia. Mollami, dal vivo sei tutta diversa. Mollami, voglio una tipa che mi flasha, mollami, non una tipa che mi pressa, mollami, sono hit in scaletta, mollami, mollami, quando arrivo alla tua festa, molla, se prima non hai la fresca, molla, la PS che mi stressa, molla, mi ritira la licenza, molla, bebe tu mi dici resta, molla, vogliono che lui mi arresta, molla, pensano che sono un gangsta, molla, ma sono G.U.E. Lontanissimo però. Provate a fare un canestro nel cestino. Quasi. Quasi, quasi, come abbiamo fatto ieri con Bellinelli. Oh, questa sera, Catalan c'è Benedetta Rossi. Sì. Bello, bello. E Pablo Trincia. Wow. Stiamo spingendo forte, sì, sui... sugli assi del podcast. E poi bello, bello, sì, bello. Mi stai dicendo che abbiamo due minuti? No, no. Ah, allora perché hai messo il nostro codice dei due minuti? Scusami. Questa canzone va quando abbiamo un tempo intermedio che... Da uno a due. Stavolta è uno. Talmente bella. Mamma mia, che bella. Non quanto Mauri che canta nei corridoi. Vabbè. Va bene ragazzi, grazie mille per essere stati in nostra compagnia. Domani torniamo carichi come delle spie per un bel giovedì. No, non le spie 007, le spie... Russe? No, no. Le spie, le... Ah. Le spie. Sì, le spie. Fanno una spia carica, la spia. Sì. Dell'auto, la spia. Bravo, la spia. Allora, beh, tutto vi va a spiegare. No, ma infatti, guarda, dobbiamo fare io e te, Mauri. Io e te. Ci sentiamo domani da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Ciao!